Ecco, sono giudizi che non lasciano dubbi sul livello importantissimo raggiunto da Risarciti. E se Risarciti ha raggiunto questi consensi, ciò è in gran parte dovuto al suo percorso formativo. E discuterà lo stesso Risarciti, il professore Dominarco, che ha svolto un ruolo assolutamente prezioso perché ha tradotto un libro non tanto corposo, molto corposo, ma io immagino anche difficile da tradurre in italiano. Don Chiu, benvenuto a Risarciti qui a Roma. Io non entrerò nel libro, almeno non credo sia necessario, insomma, abbiamo illustri relatori, Renato Minore, scrittore, critico, giornalista, il professore Elio Miracco, che è stato il traduttore, come già anticipava il presidente Bova, ha compiuto un lavoro davvero egregio nel tradurre una prosa molto ricca, particolare, insomma, anche di divisare, e a giudizio di molti lettori insomma, ha reso bene anche nella nostra lingua lo spirito originale del libro. Le scelte, potrei dire, da cosa è dipesa la nostra scelta nel pubblicare questo volume, ma è una scelta che le ragioni emergeranno da quanto verrà detto stasera. Posso sicuramente dire che come editore in generale, quindi per qualcosa che va al di là di questo libro, i libri li consideriamo ponti, ponti che uniscono, e il libro di Visar ha questo significato, e per noi ce l'ha forse più di tanti altri libri. Tratta di molteplici cose, di molte cose, ma sicuramente uno dei tratti che noi riteniamo importante è questa unione con un territorio a noi molto vicino e forse non abbastanza, abbastanza conosciuto. La letteratura ci aiuta ad entrare meglio di altri strumenti nella vita degli uomini, nella vita delle società e nella vita, in questo caso, dell'Albania, paese che si rispecchia, insomma, dall'altra parte dell'Adriatico, insomma, di un mare, un tratto breve di mare che ci divide. Appunto, il protagonista che ha le ali di Hermes e vorrebbe volare per mettersi dietro, per lasciare sotto di sé tutti i terribili ricordi che ha. Ma insomma, questo non gli sarà possibile, sarà come attirato, sprofondato dentro questa melma dei ricordi da cui è invaso e travolto. Dall'alto di una visione in cui il tempo della memoria e il tempo del presente convergono spesso e si sovrappongono. Una visione che acceca l'occhio e l'occhio che crea nello stesso tempo la visione, una sorta di intersecazione tra questi due momenti. E tutto ciò mi sembra che sia molto vivo, molto felicemente rappresentato, potrei fare molti, molti esempi, ma penso per esempio soprattutto alle tante scene che rappresentano proprio l'orrore, come dicevo prima, di un regime, il piccolo e grande orrore quotidiano che arriva a vietare in carcere anche le poesie dedicate alla luna, che sono scritte appunto in carcere, l'orrore appunto con le sue tecniche, con i suoi soprusi, l'insicurezza, l'intuizione, la tolleranza, la critica, l'incertezza, il senso che tutto passa se non lo afferri con la parola. Ed è per questo che nel viaggio egli porta con sé appunto quel dossier di cui vi ho detto, quasi una forma rara, una forma unica appunto, di riscatto alla vita perduta di Iena, chiusa in una bara, dicevo prima, dopo i soccorsi subiti. Di quelli che spettacolarizzano il dolore, l'orrore con profitto, lo fanno con facile scandalo,
con la facile indignazione e lo sdegno semplificato di chi appunto vuol trarre profitto dallo scandalo. Una poesia in cui lavorava in miniera, dadaista, se non sbaglio, quindi vedete come recupera tutti i momenti del surrealismo e del decadentismo, cose che in Albania insomma non erano stati mai letti questi autori durante il regime, anche perché dopo, negli anni 30, la letteratura albanese è anche una letteratura molto giovane, no? Nasce nell'Ottocento, ci sono anche traduzioni, qualche componimento, ma non avevano ancora questo contatto completamente europeo che incomincia negli anni 30. Dopo tutto viene interrotto dal regime e in questo fondo di libri proibiti che solo pochi riuscivano a leggere c'erano i libri, però non potevano essere distribuiti. Ecco il recupero che fa Giti, tant'è vero che in uno dei suoi episodi, che cosa dice Giti, no? Uscito appena negli anni 90, i primi movimenti di cose, ancora c'erano Ramizzaria, se non sbaglio, al potere, ovvero l'ex partito del lavoro, era ansioso, affamato di leggere Kafka, che mi piace anche perché ho detto a Giti, ma qua il traduttore diventa un traditore in questo gioco di parole, e lui risponde no, mi risponde, dice l'unico modo per trasportarlo in italiano, perché in questo c'è un capitolo Europa, no? E lui aveva scritto Europa con la doppia R, che in albanese mi sono sfogliato. Vado a riportare questo gioco, è impossibile. Allora l'abbiamo trasformato in euro paura. Attenzione, la paura da una parte verso questa Europa che lo respinge continuamente verso dalle frontiere. Lui che scrive, dice noi appartenevamo all'Europa antica, noi siamo europei e adesso l'Europa ci respinge. Europaura, attenzione che questo paura si può ancora scomporre in italiano, nel senso Europa paura, Europa senza ponte, ovvero non dà un ponte a questi viandanti, viaggiatori albanesi che arrivano in Europa. Surreali, no? Il processo fatto a Scutari a questa giovane Eva. Non voglio chiamare il realismo alla Marx, perché io questo di Giti lo chiamo, quello è il realismo magico, no? Giti ne fonda uno nuovo, il realismo visionario, che è ben diverso, dove c'è un'agglutinazione tra razionale e irrazionale. E lo troviamo in Ebens Felix. Quindi il viaggio ha tradotto dei salmi, dopo sono stati modernizzati, vi dicendo, da un maggiore senso religioso e una impronta di un credente che si rivolge al Signore. Questo viaggio, mi vorrei soffermare un poco su Felix ed Emma. Felix ed Emma arriva in Europa dopo la morte di Emma. Fa una riflessione, dice ci presentiamo con la nostra ignoranza e innocenza, con il fardello della nostra missione, della nostra miseria. Così arriva Giti in Italia e dopo a Bari recupera come tanti flashback questi ritorni all'indietro, no? Che fa continuamente il periodo della madre, ma questa Emma che
ricerca in questo suo viaggio, perché era stata Emma, prima di morire, a spronarlo ad andarsene. Felix diventerà, nell'ultimo capitolo, Hermes, dio alato. Quindi una passeggiata delirante e affascinante, aveva detto Gide. E ancora di questo Hermes, Gide trasformatosi in Hermes con le ali ai piedi. Ma perché? Perché questa trasformazione non è solo un viaggio, giustamente detto dal critico, ma è anche un volo. A me è stato impresso all'inizio il volo dell'aquila, che vola maestosa nei cieli, ma quando perde le forze, quando sa che non può volare nei cieli, si suicida, si butta giù e si suicida. Di questo mi è venuto in mente anche un poco Baudelaire, il famoso albatros, in che senso? Gli uccelli riescono a volare solo nei cieli. L'albatros, quando scende in terra, la terra diventa un suo esilio, diventa goffo. Ecco allora questo Hermes che vuole volare nei cieli, alla fine si suicida nel Danubio. La lettura, grazie. Grazie al professore Miracco Bisardo. Come visto sono state dette molte cose, perché il romanzo ha mille sfaccettature. Abbiamo detto che è un romanzo densissimo, in mente una definizione abbastanza semplice nella differenza tra il romanzo e la poesia. C'è chi ha detto che il romanzo è dire poche cose utilizzando tante parole, mentre la poesia è dire tante cose utilizzando poche parole. Allora, il fatto è che tu sei prima di tutto poeta, quindi immaginiamo cosa voglia dire scrivere una narrazione con la densità della poesia. Io vorrei darti la parola chiedendoti ovviamente liberamente quello che ti senti di comunicarci, ma soprattutto di dirci quali sono le ragioni, secondo te, per cui un lettore italiano debba leggere il tuo romanzo, cosa pensi possa trovare in quello che hai scritto. Prima di tutto io vi devo ringraziare tutti i presenti per questo incontro emozionante, i miei amici, ambasciatori, diplomatici, giornalisti, storici, antropologici, critici, albanesi, dal Kosovo, e sì, un grande ringrazio di cuore il mio traduttore Elio Miracco, che ha fatto 5 libri, ho detto ha fatto, dall'albanese in italiano. Ringrazio l'editore per il coraggio di pubblicare un libro da un paese è sconosciuto e un po' strano. Per questo mar che è fra noi, che non è creato per dividere, unirci. Grazie tanto per questa pubblicazione e per questo incontro. Ringrazio l'ambasciatore Bova, che è stato molto vicino con gli albanesi in Albania come ambasciatore e adesso come presidente di questa associazione Occhio Blu. Kafka con Joyce sono le cose coraggiose, con Camus. E mi ricordo che ho letto che quando Dino Buzzati ha visitato Praga, a Praga, la casa di Franz Kafka, ha detto ai suoi amici che erano con lui, che mi accusano che io sono kafkiano. Non sono io kafkiano, è la realtà kafkiana. È la vita
non è... Joyce ha imitato la vita. Un giorno di un... Però, così... Anche Camus, anche... Questo ritorno, non sappiamo dove siamo. Siamo nel passato, nel futuro, nel presente. Spesso siamo nel sogno e il sogno è più forte della realtà e la realtà è più debole dei sogni. Io credo che è un libro, un diario spirituale, scritto con un po' sangue, con un po' sudore, con un po' sogno. È la vita che sceglie un umano per scrivere il suo, per fare il suo ritratto, oppure un pezzo di questo ritratto, non so proprio più. Non so cosa dire adesso. Grazie. Grazie. Relazioni che sono state fatte. Da un lato certamente un libro legato che prende le mosse dal regime e dal dopo regime, che attraverso la figura di Felix approda in Europa, nell'Unione Europea, nei paesi dell'Unione Europea e in qualche modo affronta. Oltre a essere un libro sulle contraddizioni dell'Albania e dell'Europa, è un libro sulle contraddizioni della trasparenza, della apparenza. È un libro forse che cerca di dire qualcosa contro, volendo un po', è la cosiddetta società dell'apparenza, delle immagini, degli audiovisivi, della cinematografia, dell'esposizione, dell'expo. Cioè, secondo me ha una portata poetica e politica molto più ampia rispetto a quella dei contesti più limitati, da un lato dell'Albania, dall'altro dell'Unione Europea. Principali, due desideri che sono una costante del libro, ed è il desiderio di giustizia e il desiderio di libertà, che inducono al viaggio, alla fuga, e credo che proprio nei nostri giorni questo fenomeno, che non riguarda appunto più l'Albania, ma che con ovviamente accenti diversi, ragioni diverse riguarda un po' tutto. Ma in Albania c'è tutto il posto che sono e Thank you.
și văd că mă rog cum să... Trebuie să mă ajut să mă rog. Și tare,